Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Carnevale, vecchio pazzo, diceva una simpatica filastrocca per bambini nel sottolineare il fatto che in quel periodo dell'anno tutto è permesso. A Casale di Scodosia, per la 62esima edizione del Carnevale del Veneto, anche il sindaco Renato Modenese e il vice sindaco Roberto Crema si sono concessi una piccola follia, anche per testimoniare in prima persona quanto questa manifestazione sia sentita dai casalesi. Per noi qui a Casale questa manifestazione, ormai arrivata alla 62esima edizione, rappresenta la storia del nostro paese. Non a caso si chiama il Carnevale del Veneto, è stato dichiarato tanti anni fa la manifestazione principale all'interno della regione Veneta come unica manifestazione folkloristica del Carnevale. Quindi siamo molto orgogliosi, un bilancio positivo, però credo sia da rivalutare ulteriormente. Questa è la ripartenza del Carnevale. Noi come amministrazione intendiamo assolutamente rivalutarlo e nei prossimi anni cercheremo di impegnarci ulteriormente perché ci sia una partecipazione ancora maggiore di quella che c'è stata in questi 3 giorni di Carnevale. Ovviamente al centro dei festeggiamenti ci sono stati i bambini, ma l'organizzazione ha impegnato soprattutto gli adulti che hanno allestito gli spettacolari carri che il 7, il 14 e il 16 di febbraio hanno percorso le vie della città. Si parte da un modello d'argilla, si fa il calco in gesso, dal calco in gesso si passa allo stampo in carta pesta, si va a incollare la carta direttamente sul gesso. Poi si leva la carta quando è secca, viene assemblata e esce il carro, la maschera praticamente. Ad ottobre. Qualcuno viene a darti una mano ogni tanto, però 4 persone sempre. Al termine della sfilata si sono svolte le premiazioni delle maschere più belle e dei bambini che hanno partecipato al concorso per disegni sul tema del carnevale, organizzato per le scuole primarie e secondarie del Montagnanese. Il concorso creativo pittorico era una manifestazione che veniva fatta tanti anni fa, adesso noi l'abbiamo riproposta anche per coinvolgere le scuole elementari e le scuole secondarie a livello internazionale, sia delle montagne che delle colline. È una manifestazione che proprio proponiamo di coinvolgere anche le parti meno coinvolte all'interno della manifestazione. La manifestazione vive di volontariato e vive all'interno di un campo dei rincari dove c'è a parte già giugno per costruire i carri che vengono poi a sfidare. Il Carnevale di Casale è strettamente legato alla tradizione contadina e alle feste popolari tipiche della civiltà veneta e del nord-est. Dagli anni 20 ad oggi, il Carnevale del Veneto di Casale di Scodosia, denominazione guadagnata sul campo per i successi di pubblico ottenuti negli anni 70, si è trasformato seguendo le caratteristiche e i gusti dei vari momenti storici, mantenendo però sempre intatto lo spirito popolare del divertimento. Il Carnevale di Casale è organizzato dall'Associazione Carnevale del Veneto con il supporto del Comune di Casale di Scodosia, della provincia di Padova, della Regione Veneto, dell'Associazione Pro Loco di Casale di Scodosia, del Consorzio Giotto Padova, di Turismo Padova Terme Euganeo.